Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 20 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Giornata no e non solo perché fa tanto caldo. L'umore si testa fin dal mattino, ma se pensando a qualcuno che vi ha delusi vi scottate con il caffè o vi ingozzate con la brioche, non potete certo sperare in un punteggio positivo o quantomeno neutro. Del resto con Giove, la Luna e Mercurio contrari si fa quel che si può. Difficile sentire la sveglia, peggio ancora spegnerla, con la voglia di rimanere impigliati nel bel sogno che stavate facendo tra i braccia di Charlize Theron o di Christian Bale nel vostro super attico a Manhattan. Dalle stelle alle stalle, il vostro monolocale al pian terreno somiglia a un accampamento e mancano parecchi ingredienti per la colazione. Ad aiutarvi è il vostro dinamismo, cercate soluzioni lampo, quindi montate in sella alla bici, pedalando come forsennati per recuperare il tempo perduto. Un amore potrebbe finire da un momento all'altro, una coppia sfaldarsi, un fidanzamento interrompersi, un matrimonio potrebbe essere cancellato. E la fine di qualcosa, la fine di un amore, la fine di una gioia. I single potrebbero vedersi annullare le speranze che avevano riposto in nuove amicizie e nuovi incontri o nella nascita di un amore. Piccole entrate saranno capaci di modificare il vostro umore nel corso della giornata, dovrete stare solo attenti a non sciupare tutto questo con qualche spesa non appropriata. Oggi vi sentirete particolarmente affascinanti e questa vostra carica saprà regalarvi qualche successo importante. Evita le decisioni raffrettate. Guida con prudenza. Attenzione ai ladri. Discussioni con un familiare. Bene l'amore. Forti emozioni. La distrazione oggi potrebbe procurarvi qualche dispiacere, restate concentrati su quello che state facendo e non lasciatevi distrarre da niente per nessuna ragione. Sia che andiate a lavoro, sia a scuola, sia a fare shopping restate concentrati, non ve ne pentirete. Per voi oggi potrebbero spalancarsi porte inaspettate e vantaggiose, se cercate un lavoro datevi da fare, se aspettate un miglioramento è ora di reclamarlo. Solo in amore i più oggi si sentiranno come una piccola barca al centro dell'oceano. Pettegolezzi sul vostro conto o su quello del partner, cercate di tenere un profilo estremamente basso e di dare meno peso alle dicerie che si vanno facendo in giro ma lavorate per smentirle. Oggi anche in amore patirete una certa noia, tutto sembra essere sospeso, immobile, statico. Soprattutto se la vostra coppia è una di quelle che dura da tempo non vi aiuterà certo la monotonia. Provate a stimolare il vostro partner nel modo giusto e adeguato. Giornata decisamente stonata, riprenderete in serata l'abituale controllo, ma prima vi risulterà particolarmente faticoso. Oggi un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi infastidirà, prendete le vostre cautele alla luce della pazienza e dell'autocontrollo che non dovranno mancarvi se volete conservare l'amicizia. Nettuno, benefico dai pesci per il vostro segno, vi farà prestare un aiuto concreto a un amico che ha bisogno di voi, in special modo se appartenete alla terza decade. Il successo della vostra azione sarà assicurato e produrrà su di voi un effetto di benefico appagamento, che vivificherà in seguito il tono e l'umore. E i transiti che vi dipingono una strada un po' in salita, ma nulla di grave, avrete solo la sensazione di non poter contare sulle vostre abituali tattiche e scoprire di trovarvi con le armi spuntate. Luna e Mercurio all'opposizione, segno che tra voi e il partner la discussione è sempre accesa. Inevitabile per un segno libertario e individualista come il vostro, incontenibile, fautore della propria autonomia. Amate il partner, col quale avete un'ottima comunicazione, ma ancora più di lui o lei amate la vostra libertà, ecco quel che racconta la coppia Luna-Mercurio all'opposizione, per giunta in quadratura con Giove, astro della concordia, della pace, della giustizia. Amore ed Eros. Di fatto col partner non litigate, realizzate solo di essere diversi e differenti sono anche gli obiettivi, il look e lo stile di vita. Questo non implica, però, che non potrete andare d'accordo,
basta capirsi e volersi bene, un terreno comune c'è, a voi il dovere e il piacere di coltivarlo. Luna e Venere vi contrastano, ma nulla di così grave. Risolvete una momentanea incomprensione col vostro partner, ponendovi in delicata attenzione delle sue esigenze. Un bel Saturno in Pesci, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade, vi offre tutte le qualità di comprensione, di maturità, di equilibrio che, già di suo, il vostro segno possiede. Lavoro e denaro? Giornata piena, come tutti i lunedì, del resto, l'agenda zeppa di impegni, incontri e appuntamenti telefonici, se poi ci mettete anche la videoconferenza, oggi state freschi. Buoni affari in pista soprattutto sul fronte immobiliare, se volete affittare, acquistare o vendere casa questo è il momento giusto, non perdetevi l'opportunità. Non vi fate prevaricare oggi da chi, alzando la voce, vuole imporre la sua volontà, specie se siete nati tra il 29 di gennaio al 9 di febbraio. Tenete testa alle richieste che vi provengono dall'ambiente lavorativo, usando tutto il vostro garbo, la diplomazia, il naturale self, contro le non ve ne pentirete. Giove è contrario dal segno del Toro e dovete tenergli testa. Benessere. Un filo smorti nonostante la forza del sole estivo, col pallore che trapela sotto l'abbronzatura, anche la digestione non è al top, meglio limitare farinaci e dolciumi, quelli che ingrassano per davvero. Ormoni ballerini per signorine giovanissime o attempatelle, ma non preoccupatevi, lui vi ama lo stesso. Per lei, lettura, cinema e cultura piaceri irrinunciabili, anche se dopo una giornata di lavoro da urlo crollate dalla stanchezza. Se non ce la fate a leggere Aristotele, datevi almeno al cruciverba. Per lui, tutte le colpe della vostra lei si possono sintetizzare in una sola, troppo mammona, condizionata dalla genitrice conformista che tenta di riproporvi schemi prevedibili, che a voi proprio non fanno giù. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.